guys, Fala Galerola Chicos. Ciao ragazzi, oggi siamo con le sportive, una gara di Senuan. Hi Senuan, congratulations for all your races, bro, because them all are awesome. Tutte le tue gare, ragazzi, Senuan sono fantastiche, io ho detto ragazzi in inglese. Partiamo con i tre giri, c'è scritto contact for fun, quindi impostare il contatto se volete più divertimento. E l'ho fatto ragazzi, l'ho fatto, vediamo un po', cerchiamo, speriamo di non essere buttati per aria con il lag assassino. Intanto credo che dietro si stiano uccidendo di botte, infatti siamo solo io e Mick67, primo e secondo posto. Ottima curva qui da gran premio proprio, lui va largo, io che cazzo è? Lui è entrato un po' troppo di prepotenza, però è davanti a me, è andato a sinistra invece di andare a destra. Stupenda sta cosa. Ok, qui dentro, qui, oh cazzo, oh, perfetto, c'era lì la piattaforma da usare. Ok, perfetto ragazzi, andiamo veloce 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 veloce, vediamo la velocità così facendo. Ecco qui ragazzi, che cos'è questa cosa, non riesco a capirla. Oh cazzo, noi rallentiamo. Oh raga, non me l'aspettavo, porca Eva, bisogna rallentare di molto. Questa gara praticamente si può fare con tutte le classi, credo, anche con le compatte. Bella fare da quale panto questa, secondo me. Ma qui bisogna rallentare, è molto fluido, molto. Sembra un drago blu, che non so che cosa sembra. Levati davanti al cazzo! Preso il checkpoint e facciamo ancora una volta perfetta. Quarto posto. Cerchiamo di andare a recuperare, raga. Purtroppo chi è? Mick l'ha fatta la prima, raga. Io non sapevo che bisognasse frenare lì e ora è difficile recuperare. Intanto questo ha buttato per aria. No, era il lag, il potere del lag, ragazzi. Mai sottostare o sottovalutare al potere del lag, perché è qualcosa di assurdo. Prendiamoci la terza posizione, ora andiamo a puntare Ungheria BR, che è brasiliero. Brasiliano ragazzi, curva perfetta qui, dai dai, veloce veloce, una massacro non sportiva, cioè nel senso non modificata. Ok, girati auto, perfetto, bravo, bravo massacro. Andiamo, secondo posto, ottimo così. Bussiamo il nostro compagno che ci ha salutato. Che cazzo è sta telecamera cinematografica? Si capiva un cazzo, ok ragazzi. No però non è possibile che fa ste scivolate. Seguiamola, prendiamo un po' di scia. Qui c'è il casino, raga. C'è il bordello ora. Guardate qui il lag. Che questo è caduto con la nuovissima Grotti, che è uscita nell'ultimo aggiornamento. Andiamo di Warride qui. Perfetto, raga, mettiamo la visuale così. Ottimo così, secondi. Primi. Questo chi è? Incaren. Levati Incaren. Scusami. Andiamo ragazzi, c'è il primo posto. Ok, perfetto. Terzo giro, dobbiamo mantenere questo ritmo ragazzi. Mi raccomando, spolliciate, lasciate un bel like ragazzi, un big up, un pollicione, come cazzo lo volete chiamare. Perché è sempre di supporto ed è sempre buono per farmi conoscere dal pubblico italiano. Sapete che ci tengo a sta cosa raga. Ho tantissimi stranieri e vorrei, purtroppo noi italiani siamo ancora in minoranza e vorrei che noi fossimo la maggioranza, assolutamente. Perciò quindi se volete aiutatemi con un like, che sicuramente può solo aiutare. Ok, la telecamera è infame, però siamo usciti benissimo da questa situazione. Bene così, perfetto, mi piace. Ora c'è il problema ragazzi, c'è il problema di trovare tutto questo casino, questo bordello davanti a noi. Cioè guardate, questi che si fermano con l'auto, noi li spingiamo. Vai Leonardo caro, non ti ho buttato fuori. Non ti ho buttato fuori, se è stato il lag mi scuso, ma non è stata colpa mia. Ragazzi, quanto è liscio quel coso, quanto è liscia quella spirale blu. Palo di merda, poste di merda, pole, shit pole. E andiamo a chiudere in prima posizione ragazzi, ottimo così. Hey guys, what's up? Fala rapaziata, hola bombers, crax. Ciao amicioni miei. Che cazzo è? Che cazzo è siete al contrario raga? Non ve l'aspettavo in realtà. Come potete ben capire è una gara moddata questa ragazzi. E praticamente dovrebbe essere un warride fatto di elicotteri. Messo ragazzi in... Ah, non si deve tornare indietro, ok? Messo in, come vedete, modalità fantasma, perché sennò sarebbe stato un macello incredibile. Partiamo subito. Guardate ragazzi, elicotteri a fare un warride. Non mi dite che ci esco alla prima. Ragazzi, posso uscirci già alla prima, incredibile. Ragazzi, vi giuro che è la prima volta che la provo. Ragazzi, andiamo già alla prima. Che cazzo è successo qua? Ma è incredibile ragazzi, già alla prima. Andiamo a fare su Warride e io inesorabilmente... Ah no, non si cade di qua. Questi UFO sono immensi. Camminiamo su UFO.
Però sono messi malissimo. Vabbè, benissimo così, ragazzi, incredibile. Già la prima, non me l'aspettavo neanche il tempo di fare un intro, che già abbiamo fatto il primo giro. Pensavo che si potrebbe più a lungo la gara, invece no, devo dire che non è così difficile come sembrava dalla miniatura. Quindi andiamo subito a chiudere il primo giro. Che cazzo è? Però un epic win incredibile. Ok, lei è trasparente, non l'aspettavo. Proviamo a fare sta curvetta qui, ragazzi. Gente che abbandona la sessione. Ok, proviamoci, raga. Proviamoci, dobbiamo farlo subito alla prima, sarebbe una cosa epica. Però non vi garantisco nulla, ragazzi. Non vi garantisco nulla. Al massimo la velocità. In realtà questi elicotteri non sono così difficili. Non sono così stretti come sembrano. Ragazzi, ci riusciamo ancora un'altra volta. È incredibile. Ottimo così. Andiamo subito già a chiudere questa gara, questo video. Guardate qui, ragazzi. Aerei chiusi da cespugli. Cioè, non so che cazzo c'hanno in testa sti creatori con le mod, però sono fighissime queste gare. Quindi, raga, questo video qua, accontentatevi di 2 minuti di video. Cerchiamo di arrivare almeno 800 like, perché il video è abbastanza corto, però spero che vi piaccia. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Nice!